Quanti video abbiamo fatto per contestare l'ignoranza, la scarsa qualità, l'approssimazione dei grillini, i danni che hanno fatto i vari personaggi come Di Maio, lo stesso Conte, Toninelli che l'hanno dovuto cacciare loro stessi, altri se li sono tenuti come Bonafede, una vergogna dell'Italia. La gente è stata libera di votare, la democrazia è anche questo, si erano stufati gli italiani della politica e dei partiti, hanno scelto il nuovo, però hanno scelto l'ignoranza, l'impreparazione, ora se ne vanno dal governo. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Berlusconi è stato chiaro, Forza Italia giudicherà i fatti, perché vuole vedere i programmi, le proposte, senza cambiarli in bianco a nessuno, ma senza neanche pregiudizi. Esamineremo che cosa si vuole fare per l'emergenza sanitaria, per le vaccinazioni, per il rischio di licenziamenti che vanno evitati, per soccorrere quelle imprese che Conte, i grillini e il PD hanno lasciato senza risorse. Quindi guarderemo i fatti, perché se Mattarella ha fatto quell'appello drammatico, poi ci devono essere delle conseguenze fattive e non il nullismo dei governi che anche poi dal Quirinale sono stati poi in qualche modo tollerati. Ma permettetemi di dire questa sera che l'uscita di Casalino, aveva fatto il libro Casalino, il portavoce, questo personaggio inqualificabile, e tutti questi che hanno occupato il potere, gli Spadafora, i Buffagni, tutta questa gente, andate bene via. Ecco, la stessa vicenda della fine di questo governo rappresenta un momento di speranza e di rinascita per l'Italia. L'Italia ha voluto provare gli ignoranti incompetenti, questi di Battista, di Grillo, della Taverna. Adesso se ne vanno per il loro fallimento. Già questa è una vittoria. Il resto ce lo racconteremo nelle prossime ore.